Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuova esperienza in realtà virtuale, siamo su Boneworks. Lo andiamo a provare, non so come verrà effettivamente la qualità audio della voce perché sto usando le cuffie dell'Oculus Rift. Siamo in questo, diciamo, mondo aperto dove possiamo chiudere tutte le nostre mani, almeno se ne chiude solo una e non ho capito il motivo, ma probabilmente perché dobbiamo iniziare la partita. E andiamo a settare l'altezza. Giochiamo in piedi. Sì. E Boneworks è un gioco veramente molto interessante perché gioca tantissimo con la fisica. Quindi no, non riesco a capire il motivo per cui non mi si chiude la seconda mano, però in pratica adesso vedete, questi sono i pad. Io spero mi riprenda la partita dove sono tornati prima. Questa è una sorta di menu in cui possiamo camminare. Per ruotare posso muovermi io oppure usare lo stick destro, del joystick destro. Adesso funziona tutto regolarmente, in cui mi ruota di 45 gradi, quindi doppio tocco per voltarmi completamente in una direzione. Qua possiamo vedere le informazioni riguardo al gioco, ovviamente è una figata poter andare a vedere tutte le patch. E di qua invece ci sono le opzioni, si può anche correre, si può andare a vedere un sacco di cose interessanti. Io ho giocato per una quarantina di minuti e non diciamo che non ho sofferto di nausea, ma diciamo che un pochino stanco lo ero. Effettivamente. Qua ci sono vari capitoli, ripartiremo dal museo, sono ancora nel tutorial, quindi di cose da fare ce ne sono, insomma. E vedremo di andare un pochino sparati perché questo gioco è un gioco, io la definirei più che un gioco una tech demo, perché è fatto veramente bene, si gioca tantissimo con la fisica, però diciamo non è un'esperienza che inizia, giocate, fate, insomma, lui vi fa un pochino divertire con varie cose. Vedete che adesso io posso prenderlo con due mani e muovermi. E posso fare. Adesso probabilmente voi non vedrete il fatto che io sto superando la zona, ma il gioco mi sta dicendo con delle griglie blu, come avevo già detto, che sto sforando, diciamo, dal. Niente, continuiamo, vediamo. Adesso mi si è aperto anche il menu, adesso devo capire come fare. A evitare, no, ho cliccato nuovamente, vabbè, lo ripartiamo da lì, insomma, andiamo a provare un pochino. Non si combatterà probabilmente in questo gameplay, ma lo andiamo un pochino a vedere perché il gioco non costa poco, costa 25 euro. Preferisco voltarmi così perché c'è il rischio di andare veramente troppo avanti. Ok. Ogni tanto spio da sotto il caschetto con la fessura che ho per il del naso, per capire se effettivamente sono troppo lontano o meno. Allora, praticamente di qua mi sa che si inizia. O forse no, perché in pratica di là vedete che ci sono tutti i vari controller. E praticamente ci viene spiegato che questi sono i controller questi, adesso vedete se riesco a sincronizzare le dita. Questo qua è il controllo che ho io. Questo è quello dell'HTC Vive e quello lì è del Valve Index. La differenza principale dovrebbe essere un po' più preciso quello. Questo no, quello lì. Però comunque io vi dico che questo è ok. Quello lì dovrebbe poter rilevare tutte e cinque le dita, invece qua vedete che si va a gruppi di 2, 1 e 1 e ok. Allora, praticamente, qua vedete che c'è questo bellissimo tasto. Possiamo andare a schiacciarlo e parte quello che dice lì la televisione, ci spiega un pochino i vari controller. Io adesso voglio capire se andando di qua riesco a schivarmi il tutorial in modo da iniziare già a giocare seriamente, senza dover assorbirmi tutte le prove fisiche che mi porteranno a. Vedete che ho qualche problemino ogni tanto a farmi rilevare il pollice perché è un tasto touch. No, non mi fa uscire, niente. Andiamo, vediamo di fare abbastanza di corsa. È un gioco che ci consiglia sin dall'inizio che è possibile giocarlo da seduti. Io lo sto giocando in piedi.
vi fa mettere l'altezza, insomma, e la distanza al pavimento. Vedete che potete addirittura fare questa cosa. E guardando il movimento delle ginocchia segue effettivamente quello che sto facendo ed è fighissimo perché io guardando giù sembra proprio di vedere me stesso. Soprattutto un'altra cosa interessante è che mi è capitato di ricevere dei messaggi magari sul watch, sul mio smartwatch, e io giravo il polso per vederlo. E in realtà dovevo togliermi il caschetto, comunque sbirciare per vedere che cosa succedeva. Qua ci spiega come funziona la corsa, che è quello che andiamo a fare. Poi se volete fare una cosa più tattica, potete fare così quando correte, che vi sembra di andare. Vedete? È figo, è molto figo perché qua ci sta spiegando tutta la fisica del gioco. E qua il gioco mi dice che sto sforando dalla zona dove. È figo, io mi sto divertendo da matti. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo e vediamo. Adesso salto. Opa. Adesso posso abbassarmi con lo stick destro o abbassarmi io fisicamente. In questo caso, aia, vado ad abbassarmi io. Cioè, vado ad abbassarmi con lo stick. Infatti, ho toccato dentro. E qua, tenendo premuto il tasto di salto, è possibile saltare in modo più intenso e andare di là. Adesso non ce la sto facendo, ma ovviamente se mi mettessi a saltare come un matto, toccherei con la testa il lampadario di cristallo che ho qua sopra, quindi direi che non è proprio il caso. Ora, adesso mi abbasso io fisicamente. Fortunatamente, appunto, come vi dicevo, il gioco vi segnala quando state per sforare dalla zona, quindi è comodo, perché se no, rischiereste di andare a sbattere contro qualcosa. Quello che si può fare qui sono diverse cose: si può scalare quella che è un'esperienza veramente pessima, oppure andare a scalare da qui. Io voglio provare questo adesso, dato che l'altro l'ho già fatto, quindi voglio vedere se effettivamente funziona. Adesso stavo urtando in malamente. Ok, adesso stacco la mano qua. Ok, salgo. E dicono sempre di non guardare sotto. Ok, dovrei avere una forza nelle braccia veramente impressionante per fare una roba del genere, e soprattutto tenere le mani in questa posizione, ma va benissimo così. Ok. Mamma mia, adesso voglio fare una cosa, voglio guardare sotto, mamma mia. Ok. Mi sto incastrando con la fisica, probabilmente, e che ciò non è buono. Vorrei. Ok. Veramente. Mamma mia, ragazzi. Ok, allungo un po' le braccia in modo da poter avere un po' più di autonomia. Poi inizierete a padroneggiarlo, cosa che io devo ancora fare. Mannaggia. Cazzarola. Andiamo avanti. Ok, dovremmo quasi esserci. Ok, posso mollare. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Ok. Cioè, guardate che roba, mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ora. Sto sforando anche la zona sicura del mio gioco, però devo per forza. Faccio un passo indietro, vedete? Faccio un passo fisicamente indietro. E anche perché sto andando a toccare altre cose, quindi mi riporto al centro e poi mi muovo con lo stick. Ok. Vabbè, spingo in avanti, insomma, dopo un po' qualche
Dovreste provare a mettervi larghi e vedere che zona toccate, perché non è facile, cioè è difficile, insomma, non è difficile che finiate in posizione strana rispetto all'ambiente, magari in diagonale, come capita spesso a me. Poi ogni tanto io metto la mano dietro e sento se ho il cavo che mi dà fastidio. Allora, qua possiamo fare questa cosa. Va bene, andiamo avanti. Questo mi piace sempre farlo, perché veramente vabbè. Ok. Adesso vorrei fare una cosa di questo tipo. Vado un po' più avanti. Ok. Allora. Ok. Cosa bella adesso è che la palla ci serve da metterla qui, ma non dovrebbe pesare abbastanza. Infatti, dobbiamo andare a prendere questo e qua si va a percepire effettivamente quello che è il peso di questo oggetto. Infatti, è pesantissimo e si percepisce. Lo appoggiamo qua, apro le mani. La porta si apre e andiamo avanti. Ovviamente poi più avanti si inizierà anche a sparare. Infatti a breve andremo a vederlo. Scusate se parlo in modo un po' irregolare, però non ho un feedback nel microfono e ho le cuffie dell'Oculus. Allora, qua vedete possiamo impugnarlo in due modi, cioè a due mani. Possiamo, vabbè, questo credo si possa mollando una mano metterlo dietro ed equipaggiarlo. No, vabbè, prendo uno, prendo. Il gioco ci aiuta, se è un po' lontano ce lo va a impugnare da solo, però ovviamente bisogna andare a impugnarlo giusto. Ci muoviamo qua. Scusate, volevo fare, se c'è una bottiglia, fare tafazzi. Ma non, vabbè. Scusate. Ok. No, vorrei evitarla sta cosa, ma se proprio dobbiamo, seguiamo la guida. Allora, praticamente si prende quello. Ah, ok. Poi si tira questo. E poi si comincia. Ok, perfetto. Allora. Ok, ci siamo. Poi. Non lo so, secondo me un pochino più avanti si può mettere. Ok. Andiamo. Ok, io la odio questa demo perché vorrei già iniziare un pochino a sparare modello Half-Life, però
bisogna fare. L'unico effetto che mi fa, ecco, io non soffro tantissimo di sickness. Tuttavia, ah, lì c'è un ascensore d'emergenza, vabbè. La cosa che. Ah, devo salire qua, ok. Mi viene un leggerissimo mal di testa, ma una cosa molto leggera. Ed è dovuta probabilmente più al discorso del peso del caschetto che al sickness, perché io sono, continuo a stupirmi di tutto quello che vedo in gioco, quindi mannaggia, dovrei fare un passettino laterale, ok? Pensate che questa è la prima volta l'ho fatta senza accorgermi di questo affare qua, questo qui, e andavo in tutto il percorso da solo, senza il carrellino, e poi ho provato il salto. Sono stato malissimo nel farlo, in quel caso però sono stato pirla io perché poi tra l'altro guardavo anche sotto. Ok, poi probabilmente sono anche un po' troppo, dovrei muovermi un pelo. Sto anche sforando la zona. Ok, dovrei aver fatto il vuoto, me ne vado. Ok. Double jumping. Poi se siete sul posto potete ruotare o così o ruotando voi stessi, vedete che è molto più fluido. Guardate, io vi dico, quel buco lì sembra veramente reale, eh. E sono caduto, infatti. Perché non so fare la corsa. Niente, lo rifarò. Lo rifarò. Riportando questo nuovamente di là. Adesso noi ci sentiamo nel momento in cui riesco ad arrivare di là. Ok, tastone finale probabilmente. Ok. Piano 2 del museo. Oh, che bello qua che si vede tutto quello che abbiamo fatto, tutto molto. Ah, dobbiamo saltare sopra lì, ok. E mo? Aia. Ok, si può aprire il menu così, ok. Allora, body slots. Ok, infatti dovremmo aver messo qualcosina qua dietro nel nostro inventario. Infatti adesso andiamo a vedere come funziona tutto in preparazione, quello che può essere magari un gameplay in futuro. Allora, vedete qua, lì, lì. Prendiamo il. Vabbè. Ah, si possono mettere in 4 slot. Ok, la pistola la posso mettere lì sopra. Ok, perfetto. Ok. Va bene, ho capito. Va bene. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo, che è bellissimo perché potete prenderlo a due mani e andare a. Opa, faccio un passo indietro. Vedete che proprio si va a contatto. Ok, lo prendo, lo metto qui. Ok, poi questa. No, non sono mancino, vorrei metterla col. Ok. Guardate che belle, colpi. Che spettacolo. Ah, non posso. Non posso sparare. Però la voglio mettere qua. Poi come faccio a riprenderla? Così. Ok. Perfetto, bello. Anche chi è seduto può giocare, che è molto importante, come vi dicevo prima. Andiamo avanti. Ah, si possono acquistare le varie cose qua.
Ah, si prendono le varie cose. Ok. Collezionali tutti. Cos'è sta roba? Beh, vorrei andare avanti, non si può? Impact e velocità. Ok, vediamo se si può passare così. Ok. Ah, interessante. Ci abbassiamo. Mi fate entrare? Ah, ok. Ah, qua si spara, ok. La fisica. Figo. No, non ci credo. Vorrei impugnarlo così. Sto mirando, mettendomelo proprio davanti. Vediamo se mira giusto. Miro al centro. Adesso probabilmente voi lo vedrete sfalsato. Che cacchio c'è ancora? Ah, ok. Devo innestare il primo colpo. Direi che... Aia. Ho fatto quello che volevo. Però il mio sogno è Luzzi. Ok, no, scusa. Poi prendo l'altro. Prendo qua. Metto qui. No. Scusate, ho sempre sognato di farlo. No, veramente voi non avete una vaga idea di quello che si prova. Non avete una vaga idea. È vuoto. È vuoto. E bisogna fare attenzione a non... Ok, ce lo cambia già da solo. Volevo spararmi in piede. No, mi ha fatto la ricarica già da solo, ma guardate che bello. L'unica cosa che noto è che a volte magari a alcuna distanza sono un po' fuori fuoco. E altra fuoco, però adesso vorrei, prima di lasciarci, divertirmi un secondo con voi che guardate. Oddio. Ragazzi. Ciao e spero vi sia piaciuto l'episodio. Alla prossima e ciao ciao.